Grande fratello VIP, Antonella rivela a Edoardo avere un ritardo, stiamo a vedere. Colpo di scena all'interno della casa del grande fratello VIP dove, in queste ore, Antonella Fiordelisi ha confessato al suo fidanzato Edoardo Donna Maria di avere un ritardo. Una rivelazione decisamente inaspettata che non è passata inosservata neppure tra i tantissimi fan e spettatori sociali del reality show condotto da Alfonso Signorini. Curiosi a questo punto di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime ore. Nel dettaglio, Antonella Fiordelisi si è lasciata andare ad una confessione inaspettata all'interno della casa del grande fratello VIP. In queste ore, ha spezzato non solo il suo fidanzato ma anche gli spettatori che seguono a casa le reality show. Chiacchierando con Edoardo Donna Maria, col quale fa coppia fissa da un paio di mesi all'interno della casa più spiata d'Italia, Antonella ha svelato di avere un ritardo. Ancora non mi vengono, sono in ritardo di qualche giorno, ha confessato Antonella al cospetto del suo fidanzato. Boh, stiamo a vedere, dai, ha aggiunto ancora la giovane Geffina che ha provato così a non allarmare il ragazzo e a tranquillizzarlo. Successivamente, poi, Antonella è stata beccata mentre chiacchierava con Nikita e si lasciava andare a delle frasi sospette che non sono passate inosservate ai tantissimi spettatori e fan social di questo GF VIP. Sì, tutti i giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare, ha dichiarato Antonella e i telespettatori sospettano che si riferisse alla sfera intima col suo fidanzato Edoardo. In attesa di scoprire quali saranno i risvolti di questa situazione, nel corso delle ultime ore Antonella è stata al centro dell'attenzione nella casa del grande fratello VIP anche per i suoi nuovi scontri con Oriana Marzoli. Le due Geffine si sono ritrovate ai ferri corti e, in particolar modo la concorrente spagnola, ha accusato Antonella di volerla imitare in tutto e per tutto all'interno della casa del grande fratello VIP. Il clima tra le due, quindi, continua a non essere dei migliori e c'è da scommettere che questa antipatia di fondo tra Antonella e Oriana potrebbe essere al centro dell'attenzione nel corso della prossima puntata serale del reality show di Canale 5. In programma questo lunedì 23 gennaio in prime time. Oriana, però, è finita anche nel mirino di Antonino, l'ex di Belen, infatti. Dopo essersi rifiutato di aiutarla a fare l'acconciatura ai capelli, ha svelato che fino a qualche giorno fa avrebbe voluto denunciarla. Giantul și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.